Ormai sono una consuetudine imprescindibile del Natale. I mercatini regalano alle città che li ospitano atmosfere, calore e momenti di svago sotto le festività. Anche Fano ha i suoi, che si tengono ormai da un paio di anni nella piazza, cuore della città. Grandi e piccini si accalcano davanti agli espositori per curiosare e fare acquisti e calarsi nel clima natalizio. E tra un sorso di vin brûlé e una cioccolata calda si comprano i regali da mettere sotto l'albero o gli addobbi per la tavola o per la casa. Quest'anno il Comune ha deciso di fare questo sforzo, di mettere insieme queste associazioni. Sicuramente i fondi non erano tanti, i commercianti del centro ci hanno dato una grossa mano perché alla fine hanno risposto in modo positivo alla richiesta di economie che gli abbiamo fatto. Alla fine faremo sicuramente un bel Natale con la partenza dei mercatini, che la vediamo molto seguita. Avremo quindi l'ultimo dell'anno, avremo un quadrangolare di pallavolo, avremo la Befana per tutti i bambini, sarà veramente un bel Natale. Ringrazio come amministrazione comunale a tutte le associazioni che si sono prodigate a mettere in piedi questo evento, insieme all'associazione di categoria e il comitato Apriamo il Centro. La Proloco di Fano, oltre che per ringraziare tutte le associazioni coinvolte nelle loro annuali iniziative, imbandisce la tavola della cooperativa Tre Ponti per un pranzo natalizio come già avvenuto in passato. Oltre al momento conviviale, celebra la conclusione di In Gir per Fan, donando alle associazioni prescelte il frutto dei biglietti venduti al netto delle spese. Quest'anno sono state la GFH con tastiere speciali per PC e l'Oasi dell'Accoglienza con due postazioni PC complete. Devo dire, la Proloco è stata in questo periodo un punto di riferimento importante. Tante iniziative hanno promosso e tante altre non si sarebbero realizzate se non ci fosse stato la Proloco, quindi devo dire è stata una compagna di viaggio e un punto di riferimento per l'amministrazione importante.